Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Un esercito pacifico e attivo, composto da oltre 60.000 volontari, sono i soci delle 550 Pro Loco del Veneto, che sabato 5 giugno alle ore 11 festeggeranno la giornata del socio, evento in diretta streaming sullo sfondo dei suggestivi siti patrimonio UNESCO del Veneto, da seguire sui canali social di Umpli Veneto. Nell'occasione verrà anche consegnata la tessera del socio Pro Loco 2021, identificata dalle splendide colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Proseguo segnalandovi la mostra Antonio Bellucci Danae. Fino al 25 giugno, nella splendida cornice di Villa Brandolini a Solighetto di Pieve di Soligo, potrete ammirare questa mostra attorno al mito di Danae, che mette in dialogo il dipinto rococò del grande artista Antonio Bellucci con 19 pittori contemporanei. L'evento è promosso da Fondazione Francesco Fabbri e dalla città di Pieve di Soligo. La mostra è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 19.30 e il fine settimana su prenotazione. Nel 1783 venne effettuato il primo volo di una mongolfiera. L'idea venne a Joseph Montgolfier osservando un lenzuolo che si asciugava sul fuoco, gonfiandosi e creando un effetto plastico. Per volere di Re Luigi XVI, l'inventore fece l'esperimento a Versailles col proposito di provare a trasportare esseri umani, poi sostituiti da tre animali, un'anatra, un gallo e una pecora. Il test fu completato regolarmente con i tre passeggeri atterrati sani e salvi. Per ogni minuto che passi arrabbiato, perdi 60 secondi di felicità. Andiamo a conoscere l'abisso della Spluga della Preta. È una delle caverne più profonde del pianeta, soprannominata il cervino degli abissi. Per scenderci bisogna prima salire in montagna. Siamo nel comune di Sant'Anna di Alfaedo, Verona, nel parco della Lessinia. Nel 1964 vi fu l'unica perdita umana nell'esplorazione della Spluga. Morì infatti Marisa Bolla Castellani, moglie del capo spedizione Luigi Castellani. Nell'autunno del 2004 un gruppo di speleologi scoprì una nuova diramazione nella grotta. 80 anni dopo questa prima esplorazione, quindi, si riaprirono le spedizioni alla ricerca di nuove vie. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.